Siamo online. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Stefano Colarieti, il direttore dell'Agenzia Consenso che insieme a Conf Cooperative Sanità ha organizzato questo meeting. Abbiamo a dicembre del 2020, come dire, iniziato un percorso con Conf Cooperative per parlare della riforma dell'assistenza primaria e oggi torniamo sul tema. In un momento molto importante. Il titolo del nostro incontro è Valore e dignità della persona, le nuove politiche per l'assistenza sociosanitaria. Io colgo l'occasione di salutare il presidente Giuseppe Milanese, il presidente di Conf Cooperative Sanità. Saluto il mio amico Andrea Pancani che ha accettato di, come dire, moderare questo importante incontro. Vedo già collegato, se non erro, il ministro per la disabilità Erika Stefani, la saluto e saluto Monsignor Paglia. Vorrei salutare singolarmente tutti i rappresentanti delle istituzioni, ma sono davvero molti, quindi, come dire, mi rivolgo a tutti loro dicendo grazie per la disponibilità. Do la parola ad Andrea Pagliani per l'inizio di questi lavori. Prego coloro che non intervengono di tenere spento l'audio del computer. Grazie. Peraltro l'incontro che ha preceduto questo di Conf Cooperative Sanità era pre, diciamo, piano nazionale di ripresa e resilienza, guardo il presidente milanese. E quindi ancora, insomma, ovviamente si parlava per grandi linee, eravamo ancora alle prese col Covid, lo siamo ancora, ma insomma abbiamo un'arma straordinaria che è quella dei vaccini, che insomma già ci sta aiutando e molto ci aiuterà, oltre alle cure che insomma arriveranno anche tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo anno. E quindi adesso insomma ne parliamo con una consapevolezza di almeno sulle grandi linee maggiore, e quindi questo già è un passo avanti per un confronto, diciamo, su temi più concreti. Dico solo due cose, perché il pomeriggio è molto intenso, ci sono molti interventi, molti rappresentanti delle istituzioni del Parlamento che vogliamo sentire, perché è molto importante il confronto, soprattutto in questa fase. Peraltro stamattina mi pare ci sia stata a Palazzo Chigi anche una riunione operativa, la famosa cabina di regia, sulla parte che riguarda il governo o la governance, come preferite, del recovery plan, che non è aspetto di poco conto. Questa settimana è decisiva, sembra, sia da questo punto di vista, sia dal punto di vista di un altro decreto principe, che è quello sulle semplificazioni, proprio per poi mettere a terra i tanti ambiziosi progetti che ci sono nel recovery plan italiano. Noi partiamo dall'assistenza primaria, credo che sia un concetto nato in Gran Bretagna, insomma in Inghilterra, che ha sempre avuto una sanità, diciamo, all'avanguardia di primo ordine, e credo che in Italia il padre, no? Guardo Giuseppe Milanese per un conforto Professor dell'assistenza Guzzanti. primaria sia il professor Guzzanti. Quindi insomma è un percorso che viene da lontano, è un percorso che abbiamo toccato con mano proprio a causa della pandemia, che ha evidenziato, amplificato, come tutti sappiamo, le tante criticità del nostro servizio sanitario pubblico, quello nazionale, ovviamente insieme ad una serie anche di grandissime dimostrazioni da parte del personale sanitario, tutti, così non teniamo fuori nessuno. Certo, è stata una lotta complicata, a volte impari col virus, ma insomma una lotta che adesso fortunatamente sembra stia avendo la meglio su questa maledetta pandemia. C'è, riferendomi al recovery plan, un dato, mi pare che alla fine, secondo le diverse i diversi capitoli di spesa, noi avremo 20 miliardi circa da impiegare nella sanità del futuro. Sanità del futuro, che vuol dire, si dice, riorganizzare la sanità. Io credo che sia una vera e propria rivoluzione per la sanità italiana. Molte cose vengono da lontano, molte cose le conoscevamo, molte cose sono state trascurate. Speriamo che questa sia l'occasione per far rifiorire, per modernizzare anche la nostra sanità, ma soprattutto per una sanità che risponda realmente alle esigenze
del cittadino paziente. Io faccio da moltissimi anni convegni, appuntamenti dedicati alla salute e alla sanità. Sento dire come uno slogan consumato la centralità del cittadino e del paziente. Mi pare che questa centralità ancora oggi, meno in alcuni, non sia compiuta, non sia realizzata. E sicuramente le cure primarie, l'assistenza primaria, la sanità primaria è il passaggio inevitabile da cui bisogna passare. Un'altra, andando per titoli, un'altra cosa che il Recovery Plan nel capitolo sanità, nella missione sanità ci dice è la parola prossimità, che sembra la parola magica, sembra la parola che può aprire tutte le porte di una sanità come la vorrebbero i cittadini. Questa vuol dire molte cose, è declinata in molti modi, c'è tutta la partita che riguarda la modernizzazione attraverso la digitalizzazione, l'informatica, le reti che si parlano. Pensate soltanto a tutta la polemica che c'è stata, sulle vaccinazioni in vacanza, al di là di come la si pensi, un problema è che i vari sistemi informatici tra regioni, ma anche tra ASL e ASL, non si parlano. Ecco, questo è un grande problema. Insomma, avremo modo di parlare di molte cose, avremo modo di fare il punto anche su tutta quella che è la partita socio-sanitaria, perché queste due cose sono intimamente connesse. Credo anche che altro tema di cui si parla da moltissimo tempo, quando parliamo di assistenza territoriale, di sanità di prossimità, è la famosa deospedalizzazione. Anche qui credo 30 anni forse che ne sento parlare. Non Abbastanza. voglio, abbastanza. Allora, partiamo subito intanto per aprire questo appuntamento con un videomessaggio che ci ha mandato il Ministro della Salute Speranza, che per impegno ovviamente non è qui, ma ha voluto darci un saluto e una riflessione. Lo sentiamo. Salve a tutti, sono contento di poter portare questo saluto a un'iniziativa importante che anima ancora una riflessione sul futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Veniamo da mesi difficilissimi, ancora oggi siamo in una fase delicata in cui pure con la campagna di vaccinazione vediamo primi passi avanti molto importanti. Ora la sfida dei prossimi mesi sarà riformare il Servizio Sanitario Nazionale e provare anche a far tesoro di questa lezione dei mesi così drammatici del Covid. E io penso che la prima lezione fondamentale sarà proprio quella di rafforzare la sanità sul nostro territorio, di rafforzare l'idea di una prossimità tra le nostre strutture, i nostri presidi e le esigenze delle persone. E io penso che la parola prossimità dovrà essere proprio la parola chiave con cui ricostruire il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. E dentro questo ambito noi abbiamo scelto di investire prima di tutto proprio sull'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare deve essere la chiave fondamentale, deve essere l'orizzonte dentro cui ci muoviamo, l'idea della casa come primo luogo di cura. E la commissione presieduta da Monsignor Paglia ha proprio questo obiettivo tra i tanti di cui dispone. E noi abbiamo nel PNRR provato a fare una cosa che non si era mai vista nel nostro paese, un investimento di ben 4 miliardi costruito esattamente in questa direzione. Oggi l'Italia è uno dei paesi al mondo con la popolazione più anziana, ma è al tempo stesso, per paradosso, uno dei paesi che ha il più basso tasso di investimento sull'assistenza domiciliare alle persone sotto i 65 anni. La media OCSE al 6% e noi solo all'inizio del 2020 eravamo al 4%. Poi abbiamo investito nel decreto rilancio e questo ci ha consentito di salire sopra la media dei paesi OCSE e ora l'obiettivo è molto chiaro, vogliamo diventare il primo paese d'Europa per assistenza domiciliare. Oggi i migliori esempi ci sono in Germania e in Svezia con circa il 9%, noi vogliamo superare il 10% e io penso che questo dobbiamo farlo con un grande investimento pubblico e anche con una capacità di costruire relazioni con tutti i mondi, con tutte le persone, le donne e gli uomini che a ogni livello si impegnano in questa direzione. E allora io mi aspetto che anche la discussione che voi oggi farete ci aiuti esattamente a provare a realizzare gli obiettivi a cui stiamo lavorando. E sono convinto che dentro quest'ottica, tutti insieme, sapremo costruire una pagina migliore per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie allora al Ministro Speranza, quando parlava dell'assistenza domiciliare sottolinea un dato che insomma tutti conosciamo,
io mi permetterei di dire, speriamo di superare la media europea, già sarebbe un grande successo riuscire, vista la disparità, la disomogeneità tra le regioni italiane, raggiungere almeno un dato pari in tutta Italia. Dal nord al sud, No? certo, dal nord al sud. Dal nord al sud, questo è uno dei tanti aspetti, insomma, critici. Allora, riflettiamo anche su un'altra cosa. Noi abbiamo detto che ci sono molte risorse, ovviamente, molti piani, molti progetti, anche molto ambiziosi nel recovery plan italiano per la parte che riguarda la salute, ma non solo. C'è però ci sarà un problema, e credo che anche di questo parleremo oggi, cioè una cosa sono le risorse, poi ci vuole una governance anche qui molto precisa, molto accurata, perché forse la vera scommessa sarà su quello, mettendo insieme tutti gli attori, diciamo, della sanità italiana. Vado dalla ministra Stefani, che ringrazio e saluto, la ministra per le disabilità. Mi veniva in mente, introducendo la ministra Stefani, che per esempio proprio durante questa pandemia, no? Le persone con disabilità, le persone con malattie rare, gli anziani fragili hanno avuto purtroppo un surplus di sofferenza. Le do la parola, buon pomeriggio, ministra. Buon pomeriggio a voi tutti, grazie veramente per questo invito. Poco posso aggiungere ovviamente sulla materia che più, cioè, compete in questo convegno. Ovviamente non posso aggiungere altro rispetto al ministro, il collega Speranza. E che avevo anche piacere di essere qui oggi perché avevo anche incontrato il presidente milanese ancora i primi di aprile e a breve. Vorrei avere anche il piacere di poter incontrare Monsignor Paglia. Io poco appunto potevo aggiungere, però di certo il PNRR, come avete visto, come ha già anticipato il collega Speranza, ha posto molta attenzione sul mondo delle fragilità. Questo a dimostrare il fatto che non può esserci una riforma, non ci possono essere riforme in Italia che quando si prescinde da quello che è il progetto di vita, a prescindere da parlare di assistenza domiciliare, di tutele anche per le persone fragili. È importante perché viene considerato un investimento. Questo è un altro dato importante. Il PNRR non è una fonte di denaro, ovviamente un contributo assistenziale, non è un fondo al quale attingere per spese correnti, virgolette. Questi sono degli investimenti e quindi una riforma con un investimento in Italia è proprio la direzione verso l'assistenza domiciliare, il rafforzamento della prossimità, i presidi di prossimità, l'abbiamo visto quest'anno terribile di emergenza sanitaria, in realtà posto in luce quella che è anche una caratteristica del nostro anche servizio. Ed è utile anche imparare da quest'anno appunto difficile che ha messo in luce anche le piccole crepe che possono esserci nei sistemi, ma per altro verso invece ha dimostrato come i sistemi funzionanti, virgolette, funzionano. Il PNRR poi ha portato anche una particolare attenzione anche su tutto il mondo delle fragilità che rientrano, virgolette, nella competenza del mio ministero. E sul tema delle disabilità l'attenzione è stata portata in tutte le missioni, in realtà o con spesa, risorse direttamente riferibili al mondo delle disabilità, vedesi per esempio quando si parla della la predisposizione della legge quadro sulle disabilità, che è proprio una ricaduta proprio immediata, ma in realtà ci sono molte delle conseguenze anche in via indiretta e sotto questo profilo possiamo fare dei conti anche che vanno dal mondo della sanità, quello ovviamente sul tema dell'inclusione, ma anche sul tema sulle infrastrutture. Alla fine, se volessimo proprio fare un conto largo, arriveremo quasi a 6 miliardi dedicati, cioè dedicati ad investimenti che possono poi avere delle ricadute. E penso che è un passaggio importantissimo quello di oggi perché dobbiamo veramente tracciare una rotta ed è una sfida che ci attende e non per nulla questa sfida ha voluto vedere, come si è visto, una composizione anche di maggioranza che possiamo pure definire anche eterogenea.
Eppure in questo Consiglio dei Ministri riusciamo a lavorare proprio tenendo conto di questo obiettivo, che l'obiettivo è proprio di fare sì che vengano fatte delle riforme vere che possono avere veramente dei riflessi sul nostro, se non immediato, ma un medio futuro. Il tema delle disabilità è un tema tanto sentito, non ho ancora che lo dico ovviamente a voi che avete una particolare sensibilità su tutto il mondo dove ci sono comunque delle fragilità. E ripeto, questo anno ha messo in luce sinceramente delle grosse problematiche. E già il fatto stesso che appunto proprio durante l'anno di emergenza epidemiologica è nato il Ministero delle Disabilità, non sono io insomma che l'ho creato, io sono stata chiamata a ricoprire provvisoriamente questo ruolo. Io spero che possa poi continuare, perché anche se non c'è il portafoglio, e non è per certi versi obbligatorio avere un portafoglio quando si fanno politiche di collegamento e delle politiche di coordinamento, in realtà non è che le disabilità venga ghettizzata all'interno di un ministero, all'opposto, il mio lavoro è veramente semplicemente quello di fare sì, di porre delle attenzioni magari presso gli altri anche ministeri, presso anche gli altri colleghi, affinché non ci sia sempre un'attenzione a fare sì che la normativa, gli interventi devono essere aperti a tutti, anche al mondo delle disabilità. Poi io lo dico sommessamente, ma per certi versi quando noi abbiamo una politica inclusiva, facciamo un esempio banale, il turismo accessibile, delle volte quando si parla di turismo accessibile e dove viene fatta una struttura accessibile a una persona con disabilità, spesso e volentieri è anche una struttura accessibile anche alle persone anziane o a persone che magari hanno delle difficoltà dovute magari stessa all'età. Io spero che arriveremo a un giorno in cui non ci sarà la necessità di dover controllare che in tutte le norme si faccia attenzione al tema della disabilità diventando cultura delle istituzioni. Per ora io cerco di fare questo lavoro e vi ringrazio anche per i contributi e per l'aiuto che vorrete darmi e le suggestioni che mi potranno permettere magari anche di lavorare meglio. Grazie. Stefani, un doppio augurio per il suo lavoro, che è un lavoro difficile ma molto importante, quando lei appunto sottolineava anche di coordinamento, perché giustamente sono politiche che sono trasversali su più ministeri. Grazie, vado da Monsignor Paglia subito, che intanto saluto, vediamo, io credo che la ministra peraltro la dobbiamo salutare, credo che abbia degli impegni istituzionali, quindi grazie delle sue parole, di quello che ha detto, e insomma speriamo anche dal vivo, come diceva la ministra, di vederci. Continuerà questo dialogo, dice il Presidente. Grazie ancora a voi tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie a lei. Allora, vediamo se c'è Monsignor Paglia, credo che ci sia. Ci sono, un saluto. Eccolo. Allora, Monsignor Paglia, buon pomeriggio anche a lei intanto. Senta, le voglio dare la parola così, con un titolo, tanto è questo il titolo, anche perché credo che i lavori della Commissione, no, che lei coordina, siano insomma, no, sono finiti, insomma siamo alla fine di questi lavori, siamo alla conclusione. Mi dica se questo titolo va bene. La casa deve essere il primo luogo di cura, è questo il senso? Sì, il titolo va benissimo. È un sogno che però deve essere realizzato, e siamo ancora lontani, ma siamo decisamente pronti a coinvolgere tutti per questo. No, io sono convinto e ringrazio dell'invito dell'amico milanese, perché tocchiamo un punto particolarmente importante. La pandemia ci ha dato una grande lezione amara, durissima, che è pesata soprattutto su tre gruppi di persone escluse: gli anziani, i disabili e i bambini. Noi questa sera parliamo di un vero popolo di anziani che è stato falcidiato dalla pandemia, e come diceva il ministro, lo sappiamo tutti, siamo il secondo paese più anziano del mondo, ma non siamo tra i primi per una vecchiaia bella e decorosa. Purtroppo non è così. E per questo è indispensabile non solo una rivoluzione politica,
ma anche una rivoluzione culturale. In tal senso la Commissione ha redatto una carta dei diritti degli anziani e dei doveri della società che abbiamo già consegnato al presidente Draghi e probabilmente sarà il presidente Draghi ne farà una presentazione al G20 di ottobre. Un orizzonte culturale nuovo è indispensabile per qualsiasi tipo di politica, quindi perché venga posto al centro il discorso della casa come luogo primario. Io sono convinto che il cuore della riforma che la Commissione vuole proporre sia appunto la presa in carico degli anziani, partendo dal luogo dove loro sono, per realizzare poi, e questo è importante, un continuum assistenziale, perché nessuno mai si è abbandonato. Ora, su questo continuum assistenziale, io trovo la decisa novità di questo progetto e purtroppo non mi pare che ancora nel PNRR questo sia passato. Sento una distanza tra la proposta e la realizzazione. E se questo non avviene, davvero, come dire, manchiamo un passaggio storico. E secondo me è cruciale, anche perché questo è possibile se si supera l'attuale drammatica divisione tra sanitario e sociale. Se non si supera questa distanza, ogni riforma rischia di essere velleitaria o quantomeno non rispondente ai bisogni del Paese. I numeri che abbiamo ricevuto e stiamo elaborando con l'Istat sono incredibili, ancora non sono pubblici, ma li daremo. Basti pensare che attualmente gli over 75 con severe difficoltà motorie sono 2.700.000. 10 anni fa erano dagli over 65. In 10 anni il numero è cresciuto di molto. Quindi, e molti di loro, più di 1.300.000, sono senza aiuto. 200.000 sono soli, senza nessun aiuto, sotto la soglia della povertà, quindi destinati inevitabilmente a riempire le spese della sanità. In questo senso la rifondazione di un sistema assistenziale che parta dal sociale, a mio avviso, è cruciale e credo dovremmo in ogni modo impegnarci tutti in questa prospettiva. I contatti della Commissione con l'INPS, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, trovati ambedue istituti pronti a collaborare, stanno a significare che questo nuovo disegno dell'assistenza è possibile, e per sintetizzarlo vorrei immaginarlo come una sorta di piramide rovesciata, un continuum assistenziale che deve essere erogato da tutti coloro che si occupano degli anziani. E in conclusione, presso il Ministero della Sanità, finalmente un accordo tra le regioni sulla certificazione degli operatori, che finalmente potrà dare una certificazione che sia valida per tutti ed impedire abusi drammatici che ancora oggi noi vediamo. Per dire brevemente questa piramide rovesciata, allora, la base larga della piramide è dedicata ai servizi di rete e prossimità. È prevista per tutti gli over 80 e la parte più fragile degli over 65. Si tratta di almeno 4,5 milioni di anziani cui spetterebbe una valutazione multidimensionale una volta all'anno e servizi di inclusione sociale e digitale, di lotta alla solitudine e di prevenzione. Si richiede per loro tanta educazione sanitaria e prevenzione.
Viene quindi l'assistenza domiciliare integrata, che sia davvero domiciliare e davvero integrata e continuativa. Noi abbiamo calcolato di offrire questo servizio ad almeno 500.000 di anziani non autosufficienti. Si prevedono inoltre centri diurni ad alta qualificazione, intesi come sollievo alle famiglie e punti di riconnessione sociale, riabilitazione funzionale, occupazionale e cognitiva per persone con patologie croniche come la demenza, l'Alzheimer, lo scompenso cardiaco, e prevediamo per questo almeno 100.000 posti. Sono inoltre convinto della importanza della semiresidenzialità in questo continuum assistenziale, potremmo anche chiamarla semidomiciliarità, ovvero un grande aiuto a rimanere a casa per tutti i soggetti fragili o con difficoltà. Credo, per sottolineare un punto illustrato già appena detto, strutture residenziali come le RSA debbono necessariamente poter offrire anche il continuum assistenziale per tutti. In questo senso, il Ministero della Ristrutturazione delle Infrastrutture è disponibile a offrire bonus per ristrutturare case, per ristrutturare luoghi appunto pubblici in disuso per i centri diurni. E all'apice della piramide ci sono appunto i servizi residenziali, cui però spetta il compito di erogare, ad avviso della Commissione, cure di alta qualità, tese alla riabilitazione e al ritorno dei pazienti nelle loro abitazioni, magari con la integrazione di centri diurni o in altre realtà di co-housing. La necessaria revisione del sistema tariffario deve accompagnarsi con una più adeguata valutazione delle qualità della struttura, con una maggiore trasparenza della pianta organica e ad un rigoroso assessment dei risultati. La digitalizzazione deve essere trasversale al continuum assistenziale, così come una serie di interventi di carattere edilizio, come ho appena accennato, a favore dell'habitat e del co-housing. Ben si comprende, mi avvio a concludere, che presa sul serio la riforma dell'assistenza agli anziani diventa una vera e propria nuova economia, una silver economy, in grado non solo di creare nuovi posti di lavoro e valore, ma anche di umanizzare periferie, centri storici, centri urbani. I nostri contatti con i comuni e le regioni si avvia in questa prospettiva. Bene, la Commissione lavora al fianco del Ministero della Salute, ma anche con le regioni, e c'è bisogno di una normativa quadro a livello nazionale, come ho già detto, di criteri di autorizzazione per terminare le gare e invece favorire una scelta. In più, alcuni giorni fa, ma è stato compreso in maniera sbagliata, c'è stato un accordo tra l'Arma dei Carabinieri, il Ministero della Salute e la Commissione per un censimento di tutte le RA, le residenze assistenziali, che non sono censite, lo furono in maniera poco adeguata 20 anni fa. C'è bisogno di capire questo mondo sommerso del quale nulla si sa. In questo senso si avvia anche una conoscenza più adeguata della realtà degli anziani nel nostro paese. Molti di voi ovviamente sanno in dettaglio alcune cifre, ma non può non, come dire, fare impressione la cifra di 564.000 anziani over 75 non autosufficienti
che abitano in palazzi dal secondo piano in su senza ascensore. In questo senso la Commissione prevede anche uno stanziamento pro capite perché le agenzie pubbliche, i distretti, le ASL, i comuni, siano dotate di effettive capacità in questo senso, soprattutto nel trattamento dei dati epidemiologici e nel controllo delle prestazioni erogate. Al secondo polo poi verrebbe il compito di offrire servizi di qualità con valutazione di risultati, oltre che degli impieghi, svolgendo la vitale funzione di presa in carico degli anziani attraverso l'intero spettro dei servizi. Io credo che in maniera succinta penso di aver delineato una prospettiva che presenteremo tra non molto al Presidente del Consiglio perché se ne faccia carico l'intero governo, in particolare ovviamente alcuni ministeri, certamente quello della salute e quello del lavoro. Una interlocuzione con il ministro Orlando è esattamente in questo senso. Io mi auguro che l'Italia possa davvero essere un paese che per questa sua condizione di secondo paese più anziano al mondo possa offrire a tutti i popoli una prospettiva saggia, sapiente, della presa in carico di tutti i nostri anziani. Ovviamente un grazie lo dobbiamo dire anche a tutti gli operatori che da tempo operano in questo campo così complesso e così difficile, ma tutti dobbiamo in qualche modo tornare ad una nuova audacia di riflessione. C'è bisogno di una creatività nuova per tutti. Ecco perché da chi già lavora a chi si appresta a lavorare, a tutti coloro che vogliono impegnarsi in questo programma di rivoluzione dell'assistenza sanitaria agli anziani con questo continuum assistenziale, io credo che sia davvero un compito che dobbiamo prenderci tutti insieme in tutte le diverse istituzioni dove noi lavoriamo, in tutti i diversi ambiti. E mi permetto di dire alla fine, vedete che sono anche un prete, che la Bibbia aggiunge che chi onora i propri anziani vivrà anche lui più a lungo. Grazie. Grazie, grazie Monsignor Paglia, sempre con la passione e la determinazione che ben conosciamo, di averci delineato, anche anticipato alcune delle cose di questo progetto. Lei giustamente diceva è una rivoluzione, e credo che se già riuscissimo ad avere una rivoluzione per i nostri anziani già sarebbe non un mattone ma un muro maestro, diciamo, della riorganizzazione della sanità, diciamo, di tutta quella diciamola con le sue parole, cioè dell'affrontare proprio dal punto di vista socio-sanitario tutta la questione. Lei ha perfettamente ragione, poi questa è una visione d'insieme generale e insomma mi è piaciuta la sottolineatura finale che ha fatto, ci vuole audacia e creatività. Sì, ci vuole audacia e creatività, ha perfettamente ragione, e anche un po' di coraggio, perché tutto questo insomma nei prossimi anni, anche perché il recovery plan ha come data finale il 2026, si tocchi con mano e lo tocchino con mano soprattutto i tanti cittadini italiani che tutti i giorni hanno bisogno e voglia di salute e di sanità. Vado allora dal presidente di Confcooperative Sanità Giuseppe Milanese, adesso sentiremo poi le sue riflessioni, le sue considerazioni e poi apriamo anche, no, un confronto con i tanti parlamentari che hanno aderito a questo nostro pomeriggio. Giuseppe. Grazie Andrea. Allora, innanzitutto sono un sentiment, sono molto contento di oggi perché diciamo è un po' abbiamo voluto questo webinar con gli amici di Consenso per mettere un po' a fattor comune tutti gli incontri che abbiamo fatto in questi mesi. Diciamo non abbiamo lessinato risorse nel incontrare tutti gli amici, tutte le persone che appartengono ai diversi gruppi politici per poter condividere con loro alcune istanze su cui noi lavoriamo da tanti anni.
E devo dire un altro incontro bello, perché poi la vita è fatta di incontri, questa è la cosa che a me appassiona di questo lavoro, incontrare persone che abbiano passione per l'umano. E devo dire che con Monsignor Paglia, da quando io ho scoperto che c'era questa commissione, che quindi c'era un presidente così autorevole, è nato anche un rapporto di confronto su quelle che sono poi le dinamiche della gente. Un po' di storia. Di assistenza primaria finalmente si parla. Da un virus all'altro, dall'AIDS nell'89 ad oggi, due virus hanno fatto sì che si parlasse di assistenza primaria. Iniziamo allora, a dire il vero, dal 78 l'OMS ad Almata dice a tutti i paesi del mondo: attenti che la vera sfida sarà la cronicità. Due virus ci hanno allertato. Dopo l'AIDS, dopo che ci fu il farmaco che in qualche modo trasformò quell'evento drammatico in un evento cronico, poi non si è parlato più di niente di questo. Quindi un po' la mia paura è che dopo questa vicenda si rischi di ritornare a dinamiche lontane dalla gente. Per cui siamo stati colti impreparati da questo virus. Eppure, attento, nel 2019 l'OMS e il WHO dicevano a tutti i paesi: attenzione che c'è il rischio di una pandemia influenzale. Allora anche qui questa impreparazione deve far sì che noi nei prossimi anni costruiamo questo benedetto sistema dell'assistenza primaria, di cui dicevi bene, Guzzanti è stato il padre in questo paese, e noi abbiamo avuto l'onore di averlo come direttore dei nostri comitati scientifici in Confcooperative Sanità per tanti anni. E ogni volta, con la sua passione, con le sue slides scritte in maniera fitta, che lui leggeva rigo per rigo, ci ha trasmesso questi concetti che oggi sono all'ordine del giorno. Dal 2010 Confcooperative decide di costruire una federazione ad hoc, perché capisce per tempo, prima degli altri, che c'era bisogno di mettere insieme tutti quelli che lavorano, perché poi questo è lo slogan, cioè mettiamoci insieme rispetto a cosa? Non tanto al soggetto, perché le nostre organizzazioni di rappresentanza hanno un limite, quello di rappresentare troppo interessi particolari, e noi gli italiani siamo i migliori in questo senso, siamo quelli che difendono il proprio campanile, ma pur di abbattere quello a 5 km di distanza. Noi ci siamo concentrati dall'inizio sull'oggetto, il complemento oggetto, questo paziente, questa persona con cronicità di cui Monsignor Paglia dava dei numeri, è vero, 2 milioni e 700 mila anziani non autosufficienti, il cui 49% non è assistito né dal punto di vista sanitario che sociale. Allora, cosa si può fare? Abbiamo coniato un paradigma, quello delle 5 R, e noi chiediamo una regia unica. Regole, una regia unica, perché abbiamo un'Italia divisa, diversa, frastagliata, disomogenea. Chiediamo regole chiare per tutti, di ingaggio. Per esempio l'accreditamento, non più gare d'appalto, accreditamento. Chiediamo di capire i ruoli, cioè vogliamo sapere dallo Stato, e qui ci sono degli autorevoli esponenti, ma lo Stato deve assumere ed erogare lui, e quindi fregarsene dell'articolo 118, sussidiarietà, eccetera, oppure dobbiamo agire con uno Stato che programma e controlla in un esercito di erogatori scelti anche dai cittadini. E poi le reti professionali, la quarta R. Abbiamo medici di famiglia, si sta parlando tanto di questo, farmacia di servizi, operatori sociosanitari, mutue che stanno crescendo. Allora mettiamo insieme con questo esercito, con un generale che dica che cosa si deve fare. E poi la quinta R, il rigore. Il rigore non è quello calcistico di cui i milanisti hanno abbondantemente quest'anno avuto vantaggi, lo dico da juventino così, ma è il rigore nella misurazione che si può fare in sanità. Io diventai ricercatore universitario con degli studi che valutavano gli outcome di salute di chi? Dei pazienti con AIDS, misuravamo qualità di vita, sopravvivenza, costi. Allora si può fare. Oggi vado a la persona al centro, cosa vuol dire? Vediamo i dati, partiamo dai dati, no? Anche sulla domiciliare ci sono questi numeri che ballano. Noi oggi, dati Ministero della Salute 2020, contiamo il 2,9% degli assistiti a domicilio. Media europea 6,6, diceva il Ministro all'inizio. Quindi siamo come lo Spezia che dice: io voglio vincere lo scudetto. Bene, abbiamo una classifica da scalare. E quindi questo non si può...
Peraltro questo 2,9% assistito per 17 ore all'anno. Quindi una sanità a pioggia che deve diventare una presa in carico. Anche sulle residenze non va meglio, perché poi a me colpisce che in questi giorni ci sia il dibattito domiciliare versus residenze. No, è il continuum assistenziale questo, dove è possibile la casa, dove non è possibile una residenza, una residenzialità che abbia anche un biglietto di ritorno. Cioè quando un anziano entra in una residenza, io non ho mai visto un anziano contento entrare in una residenza, ma perché? Perché sta abbandonando casa. Allora diamogli il biglietto di ritorno con delle equip che arrivino fino a casa, l'abbiamo fatto, lo possiamo sperimentare, possiamo misurarlo. Ma anche nelle residenze, dicevo, noi non siamo nei primi posti in Europa, abbiamo 14,4 posti letto per ogni 1000 abitanti sopra i 65 anni, ci sono i paesi del centro Europa che ne hanno il triplo. Allora anche qui cosa abbiamo creato con questa carenza? Il badantato, perché abbiamo trasferito moneta, perché il problema non è neanche la spesa. E come spendiamo? Abbiamo 1.084.000 badanti, di cui il 60% non in regola. Il rapporto tra le badanti e il personale sociosanitario e il personale della sanità è 1-1. Allora anche qui bisogna agire. Abbiamo 44 badanti ogni 100 anziani. Io non sono contro le badanti, molte di loro fanno un lavoro bellissimo, col cuore, eccetera. Ma anche qui vanno formate, vanno organizzate, va creato un sistema. Oggi io vorrei condividere con voi le quattro mosse di cui parla il PNRR. La prima, il modello. Si sta parlando di un modello territoriale con al centro questa centrale operativa territoriale che valuti il paziente, quindi 600 centrali operative territoriali che poi verifichino se il paziente ha bisogno di domiciliare o se deve andare negli ospedali di comunità o negli altri livelli residenziali. Bene, ci piace. Mettiamo, poi tutto è migliorabile perché noi siamo il paese del meglio che è sempre nemico del bene. Allora cominciamo con questo, però servono due cose. Risorse umane. Noi abbiamo misurato che se l'obiettivo che ci ha dato il ministro è un obiettivo ambizioso, cioè passare da 395.000 assistiti a 808.000 in più, più questi 395, passando da 17 ore l'anno a 20 ore mese, quindi 240 ore l'anno. E cari amici e caro Andrea, dai 3.400 operatori oggi dedicati ne serviranno 111.879. Questa è una cosa importante perché è un impatto occupazionale anche molto importante. Dove li troviamo? O li andiamo a importare dall'estero con non so quali navi capaci di portare qui professionalità, oppure cominciamo a formare i nostri giovani individuando anche nell'operatore sociosanitario specializzato sulla domiciliare, perché è un mestiere che richiede specializzazione non solo tecnica e professionale, ma anche vocazionale. Cominciamo a formare dei ragazzi che possano avere un ruolo in questa partita, che è la partita del paese, perché non c'è un'altra partita più importante, secondo me, ma non solo perché vivo di questo mestiere, non c'è una partita più importante. Allora formazione specifica, questa nuova figura già prevista dal nostro ordinamento può dare lavoro e può dare assistenza, si può dare lavoro e dare assistenza. Tre, le risorse finanziarie. Attenzione, noi abbiamo fatto un'analisi profonda, dei 7 miliardi di cui 2 le case della comunità, 4 l'ADI, 1 miliardo la telemedicina, quindi si prevede di realizzare 3.010 case della comunità dove i medici, gli infermieri eccetera siano reperibili dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 ci sia una guardia medica. Benissimo, realizziamolo. Attenzione, abbiamo delle regioni in cui questa è una realtà, delle regioni in cui questo è, bisogna partire da zero. Allora, mettiamoci d'accordo sul sistema. Poi abbiamo si sta puntando sull'ospedale di comunità, se ne vogliono realizzare 1.205, una ogni 50.000 abitanti. Sono degli ospedali che dovrebbero assistere e ricoverare persone a bassa intensità. Anche qui in alcune regioni ci sono, in altre non ci sono. E poi vengo all'ADI, 602 centrali operative territoriali per andare ad assistere con 4 miliardi, attenzione, 4 miliardi di cui, perché dobbiamo capire i numeri, 2 miliardi e 7 per assistere 807.000 pazienti in più. E quindi 1 miliardo e 6 sul corrente. Io ho paura che se dividiamo per i pazienti scopriamo che non bastano. Però anche qui basta mettersi intorno a un tavolo, fare moltiplicazione e divisione. Chiudo.
Serve una governance. Diceva prima anche la ministro, cioè serve un ministero forte, qualcuno che si occupi di... io dicevo a Monsignor Paglia, questo è un bellissimo candelabro, dove lo appendiamo? Allora una governance forte è previsto nel PNRR che sia il Ministero della Salute, le regioni e le ASL hanno l'esecuzione, lo strumento sembra essere qualcosa che si chiama, ho letto bene oggi, contratto istituzionale di sviluppo. A me piacerebbe ci fosse una legge di riordino di sistema come fu nel 90 con la 135. Una legge che indichi con chiarezza, con i decreti attuativi successivi, cosa si deve fare. E poi che si definisca anche cosa fa lo Stato e cosa fa il privato, profit e non profit. Io poi è chiaro che sono un tifoso, cioè io tifo per il privato non profit, per il terzo settore, per il metodo cooperativo, perché penso che in sanità non bisogna essere collegati agli utili, perché ne va della vita delle persone, ma qui mi dilungherei troppo. Però io penso che il privato profit abbia un senso quando ci sono investimenti da fare, il privato no profit, già oggi esistente, cioè noi nell'ACI abbiamo un esercito che assiste 7 milioni, per l'ACI è l'alleanza delle cooperative italiane, 7 milioni di persone ogni giorno, quindi c'è già. E quindi poi come strumento la telemedicina, anche qui la telemedicina articolata in televisita, teleconsulto, telereferto, telemonitoraggio. Attenzione signori, uno strumento. Molti me la vendono come se fosse la soluzione, è uno strumento, è come dire c'ho tanti contadini, do la zappa e il rastrello, banalizzo, ma è uno strumento, quindi ci vuole il sistema. Quindi passi già fatti ce ne sono, c'è il comma 406 di cui siamo contenti della legge di bilancio e finalmente dice per la domiciliare non più gare ma le 3A, autorizzazione, accreditamento, accordo contrattuale. Abbiamo una commissione che sta lavorando, autorevolissima, che sta portando avanti un progetto, abbiamo un PNRR che contiene dei punti miliari, quindi noi siamo in un paese che, usando bene l'articolo 118, quello della sussidiarietà, potrebbe veramente fare da scuola in Europa. Poi è vero, siamo il paese più anziano in Europa, il secondo, ma siamo sempre il paese più bello, per cui potremmo essere veramente la California d'Europa, perché comunque più bella dell'Italia non c'è nessuno, quindi noi se costruiamo i tubi prima che arrivi tutta quest'acqua con le risorse e quindi evitiamo che straripino, ecco, con dei tubi e con un sistema fatto bene noi potremmo diventare veramente, finalmente, leader in Europa su qualcosa che poi ha a che fare con l'italiano, col cuore dell'italiano, che è l'assistenza, perché un paese è tanto più grande quanto si occupa dei propri anziani e delle persone fragili. Quindi sono molto contento e vorrei ascoltare tutti i convenuti a questo nostro meeting per condividere, e noi ce la metteremo tutta come abbiamo fatto in questi anni. Grazie al presidente milanese. Devo dire che da quello che ci ha raccontato Monsignor Paglia, da quello che ci ha raccontato in maniera anche molto nitida adesso il presidente milanese, abbiamo di che confrontarci adesso con i rappresentanti delle istituzioni, della politica, del Parlamento, perché è un tema dirimente, non c'è dubbio questo, da qui ai prossimi anni, ripeto, arriveranno molto presto, visto che il 2026, lo ripeto, è la data finale, poi bisogna mettere le basi, insomma, per scavallare ovviamente quella data e sperare che tutto quello che riusciremo a mettere in campo renda il paese non solo più moderno, ma anche a proposito di sanità, più a dimensione del paziente, diciamo, in assoluto, del cittadino. Questo è molto importante. Peraltro, sommessamente ricordo, non è tema di oggi, che dobbiamo pensare le cifre che avete dato, no? Sugli anziani, gli anziani non autosufficienti, ovviamente chi è affetto da policronicità, che insomma è un'altra delle cose di cui spesso si parla. Tutto questo deve fare i conti poi con un paese, cito Papa Francesco, che vive un inverno demografico spaventoso, e quindi questa è l'altra, come dire, l'altra parte, no, del discorso. Anche quello sarà molto importante, però finalmente si parla in maniera organica di come curare, posso dirlo, i nostri vecchi, una parola che mi piace, mi dà forza. Allora, vado, intanto saluto anche Marco Forlani, l'amministratore delegato di Accadrà, che credo si sia collegato con noi, questo naturalmente ci fa molto piacere. Apriamo gli interventi con la senatrice Anna Maria Paretti. Grazie a voi, Andrea. E come?
No, grazie a voi, non dovevi salutarmi, ti ringrazio grazie, della cortesia. Grazie, scusa grazie Marco, mille. Non sentivo, ho avuto un ritorno sì. E quindi non capivo. Grazie. Allora, Anna Maria Parente, la presidente della commissione, io avrei detto fino a qualche tempo fa della commissione sanità, no? Per facilità sanità del Senato. La commissione si è sempre chiamata igiene e sanità e mai come dopo la pandemia, adesso bisogna ricordarlo, in maniera corretta il nome di questa commissione. Allora, senatrice Parente, vediamo se è collegata con noi. Sì, sì. Eccoci, intanto le do il buon pomeriggio e le lascio la parola perché credo di riflessioni già da fare ce ne siano diverse. Sì, certo, io ho ascoltato molto volentieri e ringrazio per l'invito il presidente milanese e la Cooperativa Sanità. Ho tante cose da dire e cerco di limitarmi, lo farò, perché molte sono state dette. Allora, io penso che noi dobbiamo uscire da questa pandemia migliori, nel senso che dobbiamo imparare la lezione e sistemare il sistema sanitario nazionale. Noi classe dirigente di questo tempo ci siamo imbattuti in questa epidemia, quindi non possiamo continuare a fronteggiare l'emergenza come grazie a Dio si sta facendo, grazie alla vaccinazione, può darsi che vediamo la luce in fondo al tunnel, ma dobbiamo lasciare qualcosa di concreto e di duraturo, delle riforme che sono di sistema. Questo credo che sia il nostro dovere etico e sociale e politico. Allora, io penso che il ministro abbia fatto bene a dire che noi dobbiamo essere il paese col primato dell'assistenza domiciliare. Noi in questa pandemia abbiamo avuto la maggior parte dei morti che sono i nostri vecchi, dico dottor Bancaldi, i nostri anziani, quindi dobbiamo ripartire da loro e per arrivare a questo obiettivo noi dobbiamo necessariamente affrontare e risolvere i nodi che abbiamo, come diceva il dottor Milanesi. I tre nodi che abbiamo, molti l'hanno già ricordato, ricordati, sono, si possono essenzialmente racchiudere in tre macro problemi. Il rapporto Stato-Regioni, perché quella evocata da noi sempre mancata integrazione socio-sanitaria vede una differenze regionali abissali. Quindi se non partiamo da qui non possiamo affrontare nessun altro problema che riguarda lo stesso. Ci sono delle regioni in cui questa integrazione socio-sanitaria non esiste. Io sono stata, ho avuto l'onore nella passata legislatura di essere relatrice della legge sul dopo di noi. Una legge molto bella, tanto attesa, scontra ancora dal 2016 ad oggi questa mancata integrazione socio-sanitaria. C'era la ministra per la disabilità, lei si sta impegnando moltissimo, come si sta impegnando per una legge sul caregiver finalmente, ma scontriamo le differenze regionali e a Costituzione vigente le prerogative che sia nel sociale, nella sanità, che vanno alle regioni. Secondo punto, rapporto pubblico-privato e privato-sociale. Allora, bisogna affrontarlo una volta per tutte, perché da qui dobbiamo ripartire per avere dentro il PNRR il filo conduttore riformisti di riforme che ci servono per affrontare e fare più assistenza domiciliare. Terzo punto, la formazione. Lo diceva Milanesi, io conosco le vostre istanze e le condivido, perché se dobbiamo aumentare l'assistenza domiciliare non possiamo avere personale formato solo per le residenze. E quindi noi sapete che noi abbiamo dei disegni di legge in Commissione Sanità, affronteremo questo tema, come diceva il dottor Milanesi, l'operatore sociosanitario domiciliare che deve avere una formazione continua, evidentemente differente da altre situazioni, e che deve lavorare in equip ed essere coordinato soprattutto col personale infermieristico.
E chiudo su questo. Il continuum assistenziale di cui parlava Monsignor Paglia, che ringrazio per la sua competenza, per la sua passione, per il fatto che si è messo in gioco dentro le istituzioni per portare avanti questo progetto. Quindi il continuum assistenziale si può ottenere solo affrontando e risolvendo questi tre nodi. Altrimenti mettiamo una pezza qui, una pezza lì, aumenteremo sicuramente, grazie anche alle risorse appostate nel PNR, ma non affronteremo il tema che ha un valore morale, etico, di come una società tiene insieme le generazioni, educativo direi io, e il tema economico, se questa è questo grande, diciamo, tema deve essere visto anche dal punto economico come anche e anche occupazionale, come si diceva prima. Quindi io credo che serva una legge quadro, come si diceva, serva Costituzione vigente, serve un modello nazionale su questi temi, che va dall'accreditamento alle case di comunità. Cioè, nelle intenzioni del ministro, le case di comunità giustamente sono evoluzione delle case della salute, ma voi sapete in alcune regioni ce ne sono state attuate 3, in altre 10, in altre nessuna. Quindi serve sicuramente una legge grado. La mia commissione, la commissione che mi onoro di presiedere, è impegnata, il Monsignor Paglia è venuto in audizione, su questo affare assegnato su medicina territoriale. Stiamo per finire i lavori e credo che questo sia il contributo forte che il Parlamento può dare al governo, perché adesso che man mano va avanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche il Parlamento deve prendersi responsabilità in un rapporto virtuoso con il governo. Diceva la ministra Stefani, abbiamo occasione di avere una maggioranza ampia, quindi quale opportunità migliore per fare le riforme che servono a questo paese dopo la terribile pandemia. Grazie. Parente, no, mi piaceva quest'ultimo accenno, dice abbiamo una maggioranza così vasta, così ampia, approfittiamone. Sì, e credo che sia l'auspicio di tutti gli italiani in questo momento, al di là delle loro convinzioni politiche, perché se non ora, quando, mi verrebbe da dire, no? Ecco, allora io la ringrazio molto. Abbiamo, diciamo, presidente e vicepresidente oggi della Commissione Igiene e Sanità del Senato, quindi do il buon pomeriggio alla senatrice Paola Boldrini, vediamo se è con noi, ecco. Sì, ci sono, buongiorno. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, sì. Buon pomeriggio, grazie. Intanto vi ringrazio per l'invito di questa iniziativa molto importante, perché mette all'attenzione un tema che sta a cuore tutti noi. Lo avete detto prima, durante la pandemia, ahimè, una parte della nostra società, sì, una società importante, purtroppo non c'è più. Insomma, questo è stato un gran dolore per tutti noi, perché forse i più fragili dovevano essere magari anche un attimo più protetti rispetto a quello che è successo. E quindi, come tutti stiamo dicendo in questo periodo, dobbiamo prendere l'esempio di quello che è successo, e l'esempio di quello che è successo da non ripetersi però. E quindi ecco perché tutti insieme, in tante iniziative, anche con tanti colleghi che vedo qui collegati, noi stiamo ragionando su cosa si deve fare ora per evitare, insomma, che si ripeta una situazione di questo genere, anche perché il tema dell'accudimento delle persone più fragili è un tema che già c'era prima, ma se pensiamo che potrebbe essere magari un tema che riscontrerà ancora altre pandemie, perché ci hanno detto che questa è una, ma non è detto che nel futuro ce ne saranno delle altre, quindi già adesso noi dobbiamo prendere provvedimenti. I temi che sono stati toccati sono temi importanti tutti, dal fatto appunto anche il Monsignor Paglia, che era appunto venuto da noi in commissione, che ci ha appunto relazionato su quelle che sono le visioni, le nuove visioni appunto della presa in carico degli anziani, soprattutto anziani non autosufficienti, perché mentre noi vorremmo che con una buona prevenzione, buoni stili di vita,
gli anziani abbiano una loro, come posso dire, una loro vivacità, siano, rimangano attivi e quindi abbiano uno stato di salute migliore di quello che hanno adesso, pur avendo delle magari comorbilità, lo sentiamo, la cronicità è un problema molto evidente. Quindi al di là del fatto che noi abbiamo anche come compito quello di tenere gli anziani in buono stato di salute, però evidentemente quando ci sono delle patologie che portano purtroppo a disabilità, la società si deve fare carico anche di questa di queste persone che da sole non riuscirebbero appunto a a vivere se non con l'aiuto di qualcuno. E allora come fare? Avete ben delineato voi il PNRR, che parte dalla casa appunto come primo luogo, lo avete detto bene prima, ma lo ha menzionato anche il primo ministro Draghi, deve essere il primo luogo di cura delle persone, perché appunto nella nostra casa ci si sta bene, è un luogo dove non vorremmo andare via, è un luogo dove se c'è la possibilità, e io credo che ce ne sarà la possibilità, si possono invece raggiungere le persone piuttosto che le persone vengano allontanate da un luogo di affetto, anche perché nella propria casa ci sono molti affetti al di là delle persone, ma ci sono anche i ricordi e gli affetti di una persona che ha vissuto per lungo tempo e non vuole abbandonare. Il distacco già da questo luogo è sicuramente un problema, un piccolo trauma che le persone che invece devono essere trasferite in un altro luogo è difficile insomma da fargli passare. E però se ci sono delle emergenze importanti dove le persone non possono essere curate e assistite nel proprio domicilio, ci devono essere altri percorsi di accudimento. Ma le cose che sono state dette che a me hanno colpito in particolar modo sono state quelle appunto innanzitutto di mettere delle regole chiare, perché semmai in questo periodo abbiamo vissuto problematiche anche molto evidenti sono quelle perché non ci sono state delle regole chiare. Monsignor Paglia ha detto addirittura che non ci sono dei censimenti per quanto riguarda le residenze assistite. Questo è un gravissimo problema, perché noi sappiamo che anche chi lavora all'interno di queste strutture spesso, ma emerge perché purtroppo ci sono all'onore della cronaca anche degli episodi di violenza, e che è bruttissimo, ci sono delle persone che lavorano all'interno di queste strutture anche senza nessun tipo di competenza, di certificazione, di preparazione atta a prendersi in cura delle persone. E quindi voi pensate che persone fragili sono messe in carico ad altre persone che non hanno proprio esattamente la mission, perché magari sono persone, con tutto il rispetto per carità di Dio, persone che non hanno magari fatto un percorso formativo specifico per la presa in carico di persone, ma hanno solo ottemperato quello che era la loro esigenza in quel momento, che era quello di trovare un lavoro. Voi lo sapete, insomma, purtroppo succede che ci sono persone che pur di lavorare, per carità di Dio, pensiamo che sia anche su questo un'esigenza importante per le persone, però qualsiasi lavoro uno non lo può fare senza avere anche un grado di formazione specifico. E quindi il fatto di avere delle regole chiare, di avere dei ruoli di competenza che devono essere importantissimi, sia che sia al domicilio, ma sia che siano anche nelle strutture residenziali assistite, ma in tutte le altre strutture della presa in carico delle persone. E poi ecco le reti professionali che si devono creare, perché una grande scommessa, una grande sfida che noi andremo ad affrontare nel prossimo periodo è quella di avere la collaborazione fra tutti i professionisti. Voi lo sapete che, e lo ha detto prima credo il Presidente, il problema di avere ognuno il piccolo, diciamo la piccola cosa da recintare per tenerla viva. Ecco, io credo che in questo momento anche fra i professionisti è importantissimo che vengano abbattute quelle barriere fra gli uni e gli altri. Voi vedete anche fra i medici, gli infermieri, ma anche gli operatori sociosanitari di cui interverrò a breve. Io credo che questo sia il momento in cui tutti devono davvero mettere finalmente al centro la persona, perché poi è attorno alla persona che si devono girare tutti gli altri professionisti, in modo tale che si prenda in cura con dei piani assistenziali individuali e ognuno, come in un'orchestra, deve agire per la propria parte, quindi senza travaricare luoghi, ma con ognuno la propria competenza di presa in carico. Io credo che questa sia una sfida importantissima, nel senso che proprio in questo momento noi abbiamo bisogno di più formazione in qualsiasi tipo di professione, perché se io parlo ad esempio degli operatori sociosanitari, come vi dicevo prima, è un
una figura che è stata istituzionalizzata ma con un accordo Stato-Regioni, quindi non c'è una legge, non esiste una regolamentazione, quindi ritorna una delle R di cui parlava il Presidente prima, quindi serve anche qui regolamentare, perché l'avete detto molto bene prima, le regioni ahimè in questo hanno un'autonomia costituzionalmente garantita, perché siamo in una Costituzione che vede il sistema sanitario divisi purtroppo in 21 altri sistemi, quindi un sistema sanitario nazionale, ma che è un collaterale di 21 sistemi diversi, quindi ogni regione sta facendo un po' quello che crede sia necessario per i propri cittadini. Non lo vedo come un qualche cosa di volerlo fare ob torto collo, ma perché crede che nella propria regione bisogna organizzarsi così, e quindi anche qui ci sono delle eterogeneità che non portano alle famose regole e al famoso rigore che ci dovrebbe essere, perché se io penso che in alcune appunto regioni ci sono delle preparazioni di formazione che sono diverse da altri, questo succede sia negli operatori sociosanitari, perché ribadisco non c'è una regola generale, ci sono degli accordi che però ognuno, le delibere di cui si è sentito parlare del Veneto ma anche di altre regioni, la famosa terza S degli operatori sociosanitari, che non è altro che un'aggiunta di formazione, ma che a mio parere non è quella più necessaria, perché quella necessaria sicuramente è quella per avere un'assistenza al domicilio, quindi di tipo sociale. E invece sempre di più viene data una formazione di tipo tecnico, che non è quello. Noi abbiamo bisogno che le persone, quando si prendano cura delle altre persone, ci sia una formazione anche dal punto di vista relazionale, in modo tale che non succedano quelle cose che noi purtroppo vediamo. Quindi qui c'è bisogno davvero di più formazione, e quando si diceva dobbiamo fare in modo che i giovani, e quindi potrebbe essere davvero anche un futuro occupazionale, dovrebbe essere una sorta di le nuove generazioni che si occupano delle vecchie generazioni, ma con una formazione specifica appunto che sia fatta a tutto tondo, quindi dal punto di vista sia per un'assistenza anche sanitaria, perché voi lo sapete quanto hanno dato in questo periodo gli operatori sociosanitari con gli infermieri, quindi in aiuto ai propri colleghi, ma anche quanto è importante sviluppare in ambito domiciliare, e quindi avere una formazione a tutto tondo, ma che abbia di base una formazione, una scolarizzazione un po' più elevata rispetto a quello che abbiamo adesso, perché abbiamo parlato prima di quante tecnologie stanno emergendo, si parla di telemedicina, che non significa telemedicina sempre solo parlare del magari la trasmissione di referti o quant'altro, anche banalmente fare utilizzare un iPad a una persona o un cellulare a una persona significa avere una formazione specifica anche su quello, anche se sembra che tutti sappiano utilizzarlo, le persone magari che sono a casa a domicilio non ci riescono, hanno bisogno di qualcuno che ti insegni. E quindi da questo punto di vista le sfide sono tantissime. Prima si parlava di chi terrà la governance. Io dico anche che nel PNRR c'è una parte importante, l'ultima parte dopo la missione 6, che parla anche della cabina di regia. Ricordiamoci che questi sono fondi europei, e come tutti i fondi europei devono essere monitorati, deve essere verificata l'efficienza e l'efficacia dei progetti, e ogni attore che dovrà applicare, nel senso che dovrà sviluppare quei progetti che verranno identificati, quindi quando parlo di attori parlo delle regioni, ma parlo anche degli enti locali, ma parlo anche delle aziende sanitarie, parlo di tutti quegli attori che insieme dovranno sviluppare questi progetti, avranno la responsabilità delle scelte che si stanno facendo. Quindi io credo che questa debba essere anche la governance importante che emergerà, perché PNRR durerà dal 2000 adesso, insomma ci stiamo lavorando adesso, ma fino al 2026, e quindi tutte le progettazioni e tutti i monitoraggi che vengono fatti, compresi gli audit, devono dare sicuramente dei risultati positivi, perché altrimenti ci dicono perché avete individuato quel progetto anziché un altro. E quindi per concludere, concludo proprio per dire che questa sfida che noi abbiamo anche della presa in carico appunto di persone che hanno delle necessità significa
significa poi alla fine ritrovarci con quelle percentuali che avete detto voi che ci possano dire ci siamo riusciti ad accudire più persone. Questo è molto stringatamente, video, perché bisognerebbe ragionare su ogni singola cosa che è stata detta, però io credo che questa sia la sfida più importante, ovviamente con la collaborazione di tutte e soprattutto anche con le istituzioni che sono anche qui presenti oggi. Grazie, volevo fare un po' più corta ma non ci sono riuscita. grazie e buona continuazione. Grazie senatrice Boldrini. A proposito, sottolineava la presenza di tanti colleghi e colleghe, perché insomma c'è tutto, diciamo, l'arco costituzionale oggi, perché questo è un discorso assolutamente di interesse generale e trasversale, mettiamola così. Facciamo così, proprio due titoli dal presidente milanese, così poi andiamo agli altri interventi. Ma io lascerei subito la parola, nel senso, i punti toccati anche dalla senatrice Taverna e dalla senatrice Boldrini sono quelli che poi a noi stanno a cuore, cioè uno fra tutti il rapporto pubblico-privato, cioè noi vogliamo sapere, sì, perché dobbiamo organizzarci, siamo un esercito di persone che ha bisogno di capire l'istituzione dove vuole andare, quindi abbiamo bisogno di capire che rapporto, come ci vedete. Noi naturalmente privilegeremmo addirittura il partenariato pubblico-privato, sì, perché ci sentiamo coattori, ma formazione, rapporto Stato-Regioni. E il problema che suscitava la senatrice adesso, noi abbiamo tre categorie in Italia, i profit, i no profit e gli a profit. Ecco, noi come Confcooperativa abbiamo firmato una legge contro gli a profit, cioè le cooperazioni spurie, tutti coloro che si sono inventati questi mestieri perché avevano bisogno di lavorare. Ecco, io capisco il bisogno di lavorare, ma non capisco il fatto che ci siano delle realtà che andrebbero chiuse domani mattina. Ma detto questo, lascio subito la parola, perché siamo quasi perfettamente in tempo e non voglio tediare ulteriormente. Allora, grazie, poi tanto, tireremo le somme insieme al presidente milanese ovviamente questo pomeriggio. Allora io saluto la senatrice Paola Taverna, che è anche vicepresidente del Senato, vediamo se è qui collegata. Buonasera, sì, sono qui collegata. Tra un attimo la vedrò anche, la vedremo, eccola, pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Permettetemi, prima di entrare nel dibattito che ho seguito con piacere e entro il quale intervengo con altrettanto piacere, di portare a nome mio e delle istituzioni la nostra vicinanza a tutte le famiglie coinvolte nella tragedia della funivia del Mottarone. È un atto dovuto che sentivo, che condivido con questa platea importante, e anche i miei auguri per il piccolo Eitan. Ma entrando nel cuore invece dell'argomento che stiamo trattando oggi, ringrazio il presidente milanese per l'invito, ringrazio tutti coloro che hanno permesso questo momento di confronto. Come molti di voi sanno, io è da tempo che mi occupo di tematiche legate allo sviluppo di una sanità che sia più vicina ai bisogni della persona. Negli ultimi mesi, oltretutto, questo percorso mi ha portato a farmi anche promotrice dell'intergruppo parlamentare sulla longevità, del quale molti dei partecipanti a questo incontro fanno anche parte, e che si tornerà a riunirsi già da domani. L'idea di base di questa iniziativa nasce proprio dal bisogno del confronto, e il punto di arrivo deve essere necessariamente delle proposte concrete e delle risposte anche alle domande che sono sorte oggi, alle domande che ha fatto il presidente milanese. È vero, il PNRR è al centro del dibattito politico ormai da mesi. Il risultato ottenuto in sede di contrattazione europea dal precedente governo è stato un risultato encomiabile e di portata rilevantissima. Però, volgendo lo sguardo all'argomento del nostro incontro, rappresenta un punto di partenza. È vero, nei prossimi 5 anni avremo modo di assistere a una serie di cambiamenti in tantissimi settori, però è altrettanto vero che questi cambiamenti, per essere efficaci, oserei dire reali, dovranno essere sostenuti e incoraggiati da tutti gli attori in campo. Quindi le rivalità, le contrapposizioni devono essere necessariamente messe da parte. Infatti, per il nostro sistema sociosanitario queste affermazioni assumono una valenza ancor più consistente. La pandemia ha fotografato una situazione che in alcuni casi è drammatica e spesso, troppo spesso, è ascrivibile a decenni di scellerata gestione della sanità e delle risorse pubbliche. Non è sempre così, non è dappertutto così, però in questi mesi, tra le altre cose, noi abbiamo assistito anche al crollo del mito di alcuni modelli che spesso sono stati osannati, pur se costruiti su delle basi che evidentemente erano
poco virtuose e tutt'altro che salde. Abbiamo visto e avuto anche la triste conferma di quello di cui avete già parlato, ossia una differenza abissale tra molte delle regioni del nostro paese. Io una fra tutte porterei ad esempio la Calabria, che è veramente una spina nel cuore di tutti coloro che si occupano di sanità. Ci sarebbe tanto altro da dire, non mi dilungo, anche rispettosa dei tempi e di coloro che dovranno intervenire, ma ritengo che in estrema sintesi per la sanità italiana, e in particolar modo per la medicina e l'assistenza territoriale, si tratta di un'occasione, di una vera e propria rinascita. E o si parte da questo presupposto, oppure si rischia di restare imbrigliati in dinamiche che sono state antiche e atrofizzanti. Questo io non ho dubbi. Sentivo prima in maniera molto puntuale da parte del presidente milanese elencare quelli che sono i tre obiettivi principali rappresentati dal PNR: le case della comunità, gli ospedali di comunità e l'assistenza domiciliare integrata. È vero però che le case della comunità, ad esempio, che sono il primo grande obiettivo al quale il PNR fa riferimento, dovrebbero configurarsi come una cerniera territoriale, un coordinamento con il secondo livello specialistico ed ospedaliero, rivolto in particolare ai malati cronici. Però saranno delle strutture veramente diverse per compiti e missioni dalle già presenti case della salute, che tranne in alcuni casi come quella dell'Emilia Romagna, io credo che possano considerarsi fallimentari. Il progetto è interessante, però deve essere attuato con estrema perizia. È una scelta giusta che va incontro alle esigenze dei cittadini, assicurando l'erogazione in uno stesso spazio fisico di prestazioni socio-sanitarie integrate. Penso altresì che alcuni punti della proposta necessitano di maggiori approfondimenti. Mi riferisco in particolar modo alla dislocazione delle case della comunità. Infatti, secondo me, appare necessario superare la divisione prettamente numerica per abitanti e tenere nel dovuto conto la conformazione geografica dei luoghi, la viabilità, al fine di scongiurare il rischio di lasciare scoperti interi territori e costringere i malati alla distribuzione, ad affrontare dei veri e propri viaggi. È vero, sono previsti 381 ospedali di comunità, 381, il costo complessivo di 1 miliardo, 381 da realizzarsi entro metà del 2026. Strutture sanitarie importanti, dotate di 20 posti letto, a volte di 40, però sicuramente l'obiettivo che io ritengo più congruo a quelle che sono le nuove esigenze dei nostri anziani, molti di voi li hanno chiamati anziani, vecchi. Io, grazie anche all'intergruppo e a tutti coloro che si sono adoperati a dar vita a questo momento importante di confronto, ho avuto l'ambizione di chiamarli longevi. La figura dell'anziano è totalmente cambiata in questi anni. La figura dell'anziano, che è stata sempre relegata a una figura di assistenza, di peso per la società, deve acquistare in questo momento una funzione preponderante e rilevante anche in un'ottica di contributo personale, culturale, ma anche finanche economico da parte del longevo. Noi abbiamo un bisogno di fornire alle persone, è vero, noi siamo il secondo paese più anziano nel mondo, il primo in Europa, e abbiamo una ricchezza che è costituita da questo importante numero di cittadini italiani che devono vedere la loro longevità come un momento di ripartenza. Ed è per questo che la casa come primo luogo di cura, la telemedicina, il co-housing, un nuovo approccio, un nuovo strumento per fornire alla persona longeva una continuità della sua, del suo contributo all'interno della nostra società, è fondamentale. È vero che c'è questa discussione tra le RSA e la casa come luogo prioritario per. È vero che si pensa a una trasformazione ovviamente dell'RSA anche in un'ottica di gestione in mini appartamenti, però la possibilità che ho avuto di confrontarmi con questa generazione di longevi, questi nuovi silver progetti
ci danno veramente la percezione di quanto e di come dobbiamo approcciarci alla longevità, agli anziani, che non sia più quello meramente assistenziale, quindi anche ripensare la possibilità di queste persone di convivere insieme e di darsi e di darci una nuova prospettiva. Io non, come avevo detto prima, non mi voglio dilungare, anche perché molte cose sono state dette, anche perché il confronto nasce principalmente dall'ascolto. Questo è un fattore come ci fa la richiesta, è giusto, no, rilievo, anche quindi è bene che io rimanga e rimango in ascolto, però voglio concludere dicendo che secondo me il piano nazionale di rilancio e resilienza è un'occasione per questo paese, è un piano ampio e ambizioso. Poi la funzione è uguale. Senatrice, chiedo di attivare i microfoni agli altri partecipanti. Però non è che c'è un microfono, può gestire lei stessa, la persona che lo utilizza. Non so chi c'è col microfono aperto. Questi sono il bello della diretta, nonché scusi senatrice, che ho visto che era in chiusura, prego. Sì, sono proprio in chiusura. Dicevo che è sicuramente un mosaico e che sta a noi farlo diventare. Vediamo come è, ora la vediamo la cosa. Ci riusciremo probabilmente grazie all'impegno di tutti e alle irrinunciabile capacità dell'ascolto. Ora grazie presidente Taverna, diciamo un supplemento di buon lavoro, visto che appunto si occupa dell'intergruppo anche parlamentare sulla longevità, che è uno dei grandi temi di cui ci stiamo occupando ovviamente oggi. Mi facevo una riflessione molto banale, c'è l'acronimo, no? Servizio Sanitario Nazionale, basterebbe chiamarlo Socio Sanitario Nazionale, non dobbiamo nemmeno cambiare l'acronimo, no? Vabbè, allora continuiamo i nostri interventi. Do il buon pomeriggio alla senatrice Vanna Iori della Commissione e Sanità del Senato. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito a questo interessante incontro. Io mi limito a recuperare. C'è ancora qualcuno che ha il microfono aperto? Vedo Santo Nicosia, per esempio. Chiedo gentilmente a tutti i partecipanti, e sono tanti collegati, di disattivare ecco, il microfono, perché sennò non riusciamo a sentire gli interventi. Prego, senatrice Iori. Grazie. Dicevo, mi limiterò a richiamare alcuni titoli perché molti temi sono stati, e mi fa molto piacere, condivisi dagli interventi precedenti. Io credo che un aspetto da cui dobbiamo necessariamente partire è il fatto che il Covid ha messo in luce i limiti del nostro sistema sanitario precedente, e che per di più ci troviamo di fronte ad un incremento della popolazione anziana e ad un incremento della cronicità. Quindi il sistema sanitario ha bisogno di cure, ha bisogno di creatività, come dicevamo il signor Paglia, ha bisogno di rinnovarsi partendo proprio da quel superamento del modello fondato sulla centralità dell'ospedalizzazione e di spostare l'assistenza al territorio e alla centralità della casa e dei pazienti. Questo significa promuovere una rete che coordini, che integri l'offerta sanitaria e sociosanitaria, come diceva bene lei prima, sociosanitaria e socioassistenziale, e insieme per affrontare le cronicità e le disabilità. Coinvolgere tutti i servizi della comunità locale attraverso la valorizzazione e il ruolo delle associazioni del terzo settore. Credo che sia decisivo coinvolgere le associazioni, coinvolgere il ruolo delle persone, degli attori coinvolti nelle associazioni, che si fonda proprio sulla presa in carica in continua e plurale del paziente. Questo approccio domiciliare del sistema integrato comporta naturalmente un nuovo modo di pensare, di ripensare la formazione professionale. Questo è ciò di cui mi sono occupata per una vita nella mia università. La formazione professionale
perché abbiamo persone che vengono da percorsi pluridisciplinari, molto diversi anche tra loro, e non sempre le loro competenze sono in grado di parlarsi, di comunicare. E quindi la cura, perché sia una cura completa, deve comprendere e vorrei ricordare infatti che nella lingua inglese noi parliamo di to cure e to care. Il to cure nel senso del curare in senso medico propriamente, ma che non può prescindere mai dal to care, dal prendersi cura, dal farsi carico delle persone. Ecco, questa centralità della persona, cui richiama il titolo anche dell'incontro di oggi, credo che abbia bisogno di far incontrare queste due dimensioni, perché in questa prospettiva si collocano naturalmente tutti i nuovi progetti di telemedicina in grado di fornire modalità di assistenza domiciliare innovative, efficaci, sostenibili, dai software di comunicazione ai laboratori di diagnostica itineranti, ai dispositivi di monitoraggio da remoto. Ma credo anche che sia essenziale, accanto all'utilizzo delle tecnologie più avanzate della telemedicina, che sia indispensabile, dicevo, la formazione del personale alla conoscenza degli aspetti esistenziali e relazionali per l'umanizzazione delle cure. Questi aspetti esistenziali e relazionali sono davvero al centro, sono le dimensioni che sostanziano ciò che stiamo enunciando e in particolare mi permetto di indicare tre fattori basilari, a mio avviso basilari, che sono lo spazio, il tempo e il corpo. Lo spazio che non è mai uno spazio geometrico soltanto, ma è sempre uno spazio vissuto, è lo spazio del sentirsi a casa, del sentirsi in luoghi noti, tra volti noti, è lo spazio delle abitudini, è lo spazio dove noi sappiamo dove trovare l'interruttore per accendere la luce. È quindi lo spazio noto, lo spazio vissuto, che non è omogeneo, che non è statico. Allo stesso modo il corpo è sempre un corpo vissuto, non è un corpo cosa, ma è un corpo persona. E guai se noi lo riduciamo a sintomi. È sempre un corpo che vive un'esperienza di cronicità, di dolore, a volte di depressione, di perdita di speranza. E infine il tempo. Il tempo che non scorre in maniera omogenea come le lancette degli orologi o come i calendari, ma è una dimensione anch'essa vissuta. Questo cronos che ha molto a che vedere con la cronicità, dove quando le persone sono sole il tempo non passa mai, mentre quando sono in relazione con altre persone che danno senso a quella relazione, ecco che il tempo scorre più in fretta. Quindi spazio vissuto, corpo vissuto, tempo vissuto, a mio parere sono fondamentali nella formazione e nell'impostazione di una risposta efficace alle situazioni di malattia cronica soprattutto. Dimensioni che siano capaci in qualche modo di costruire futuro, di concepire ancora la possibilità, il poter essere, di concepire un'attesa, una speranza al di là della situazione in cui ci si trova, una speranza di poter ancora a guardare avanti, di poter concepire un progetto di vita, anche in una situazione che magari non consente possibilità di miglioramento fisico, è possibile concepire un progetto di vita. E questo è il senso della centralità della persona, riuscire a concepire con le persone coinvolte nei nostri progetti un progetto esistenziale, un progetto di vita fino all'ultimo giorno. E chiudo richiamando un aspetto che è già stato richiamato dagli interventi precedenti, che è quello di assicurare tutto questo a tutti i cittadini del nostro paese, perché i parametri sono appunto molto disuniformi, le differenze abissali sono già state sottolineate negli interventi precedenti e io credo che sia importante la uniformità dei parametri dell'assistenza
territoriale dell'assistenza sociosanitaria, condivido territoriale, perché è dalla territorialità, dalla domiciliarità che nasce la speranza e il senso per un futuro migliore per la nostra salute. Grazie. Grazie, grazie senatrice Iori, che credo abbia, soprattutto in questa bella parte finale, attinto alla sua formazione, no, di pedagogista, credo, quindi insomma la ringraziamo molto per il suo intervento. Vado subito dal senatore Matteo Richetti, perché la Commissione Igiene e Sanità del Senato è rappresentata in forze oggi qui per questo nostro appuntamento. Vediamo se c'è il senatore Richetti. Pronto, mi sentite? Eccoti, ciao, buon pomeriggio. Bentrovati, un saluto a te Andrea, un saluto al presidente milanese, ciao Stefano. Io cerco di dare un contributo, perché molte cose sono state dette e cerco di non ripeterle, con qualche telegramma, qualche post-it che segue un po' il ragionamento che ha fatto Milanese nella sua seconda riflessione, nella quale ho perso il conto tra le 5 R e le 3 A, presidente, sì, sei stato troppo col ragione. Allora, primo punto, guardate, cerco di fare un riassunto. Qui abbiamo una grande opportunità, che è quella di riscrivere il sistema sociosanitario italiano. Missione ambiziosa che non può essere frutto solo della disponibilità delle risorse, ma deve essere frutto di un ripensamento di fronte ad esigenze che sono cambiate. E basterebbe, nel riscrivere l'offerta pubblica e privata rivolta ai cittadini, tenere come unico principio guida il titolo che avete dato a questo webinar. Cioè, il problema è ricostruire un sistema dove la cura non risponde alla patologia, ma risponde alla persona, nel valore della dignità della stessa. Perché dico questo? Perché nel primo grande problema del sistema sociosanitario nazionale, che mi pare Milanese abbia evidenziato, c'è una frammentazione insostenibile che fa sì che i sistemi che convivono tra di loro sono rivolti al sacrosanto contrasto delle patologie, delle situazioni di malattia cronica, acuta, nelle sue forme diverse, ma non prendono in carico complessivamente la persona. Provo a spiegarmi meglio. E secondo me sta qui, adesso mi scuso per l'eccesso davvero di sintesi, di brutalizzazione, ma se dovessi mettere l'accento su un aspetto, lo metterei su questo. Cioè sul fatto che i sistemi, guardate, anche quelli che funzionano, adesso qui c'è molta Emilia Romagna rappresentata, Vanna, che è una collega, la Boldrini, che è una collega, tutti impegnati nella Commissione Sanità, conosciamo prima delle altre la nostra regione, ma c'è un punto, anche laddove i sistemi funzionano, sta al cittadino la scientifica valutazione di cosa è socio e cosa è sanitario, senza una presa in carico unitaria. Cioè, quando tu hai una demenza o un Alzheimer a cui si rompe un femore, o quando hai una persona anziana a cui prende un ictus, certo, hai una risposta di alto livello, sia nella prestazione clinica della cura, e quindi anche della prestazione ospedaliera, sia nell'accompagnamento, struttura, domiciliarità, ma ti manca quella univocità di risposta che molto spesso fa sì che siano le persone a dover comprendere a quale sportello attieni. Allora, il primo salto di qualità è una presa in carico unica, e su questo il privato sociale, la cooperazione sociale può dare un grande contributo proprio nell'allacciare i pezzi tra di loro. Perché guardate, prima la collega Taverna diceva le case di cura non hanno funzionato tranne che in Emilia Romagna. Insomma, io cerco di utilizzare questa opportunità di dibattito che ci offrite per essere con un approccio critico, ma anche in Emilia Romagna hanno funzionato fino a un certo punto. Perché dico questo? Perché, se mi permettete anche qui una provocazione, che immagino non tutti sarete d'accordo, hanno funzionato bene sulla cooperazione in termini di medicina territoriale. Cioè, si sono dati vita a punti che hanno ampliato l'offerta, perché più medici hanno unito le forze dando un ventaglio di copertura
di orario, di servizio, a volte di qualche prestazione orizzontale in più, ma è tutto un altro film rispetto all'obiettivo ambizioso. Uno, di fornire dentro a queste case di cura, e su questo sono molto d'accordo con Paola Taverna, di offrire dentro a queste case di cura un servizio unitario e universale e che implementi anche la risposta, perché se noi vogliamo ottenere minore ricorso all'ospedalizzazione, che vuol dire DRG, costi, liste d'attesa, tu devi far funzionare quei punti non solo come calendario integrato di medici che sono disponibili in fasce orarie diverse, non so se mi spiego, devi metterci dentro, e qui secondo me mi sento anche di avanzare una proposta, c'è uno spazio enorme di cooperazione tra pubblico e privato, non perché tu debba privatizzare quegli spazi, ma perché se non insegui la logica dell'appalto tradizionale e vai sul sistema di accreditamento a cui faceva riferimento Milanese, tu garantisci dentro alle case di cura e dentro alle case di comunità un livello garantito delle prestazioni più alto rispetto a quella tradizionalmente medica, e allora forse ottieni il minore ricorso al pronto soccorso e alla struttura ospedaliera. Il secondo aspetto è che ci sono due questioni. La prima, e grazie al cielo la Commissione e il Senato sta aprendo un dibattito molto serio su questo, è un supporto che contiene anche la sfera psicologica. Oggi c'è un impatto enorme della questione psicologica sul tema delle cure e del decorso delle patologie. Il secondo è la questione degli anziani. Io, a differenza di Paola, mi spingo fin anche a definire la vecchiaia, lo faccio perché nel documento dell'Accademia Pontificia è il Santo Padre che dice la vecchiaia, la questione degli anziani. Però noi stiamo sottovalutando, questo ovviamente era una battuta, stiamo sottovalutando che pre-pandemia abbiamo lasciato intere situazioni familiari tra Alzheimer, demenze, non autosufficienza, che chiedevano pause di sollievo, implementazione della risposta. Ovviamente abbiamo passato un anno e mezzo nel quale lavorare su questo era quasi tecnicamente impossibile, ma questa è una grande questione che non può essere elusa, non può essere esclusa dal tema delle case di cura e delle case di comunità. Ultimo aspetto, io chiedo scusa, ma avete aperto molti fronti, quindi la colpa è vostra, non è mia. C'è un punto, guardate, c'è una questione tempi molto urgente, perché, e Milanese lo sa molto bene perché sta sul territorio quotidianamente, ci sono territori in sofferenza per la chiusura dei piccoli presidi ospedalieri. O noi interveniamo su quelli, e non è affatto vero che tu puoi affrontare il tema della risposta in termini di cura solo sul dato prestazionale, cioè tot numero di parti, tot numero di prestazioni, cioè la logica della Balduzzi. Io capisco che il servizio deve essere sostenibile, ma se tu vuoi mettere in campo una struttura, poi dopo la chiamiamo ospedale di comunità, casa di cura, un ambito per non acuti, va tutto bene, però deve immediatamente trasformare l'offerta prima che si crei un vuoto tra il superamento della struttura ospedaliera tradizionale nelle comunità piccole, penso ai piccoli comuni di montagna, penso alla realtà di cui l'Italia è piena di situazioni medio-piccole, e questa nuova struttura del sistema sociosanitario, perché in mezzo il rischio è che ci sia una sofferenza sociale molto molto elevata, molto elevata. Soprattutto perché, e non spiego il post-pandemia quando sono ospite di un infettivologo, quindi ci pensa lei, Presidente, soprattutto perché il post-pandemia mette persone e famiglie in condizione di grande attesa proprio sulla risposta di cura sociosanitaria. Grazie. Grazie Matteo Righetti anche per le... Aspetta che non sei... Sì, vado. Dicevo grazie a Matteo Righetti anche per gli stimoli anche da parte sua di questo bel pomeriggio. Allora, andiamo all'ultimo intervento, ci trasferiamo dal Senato alla Camera, perché abbiamo l'onorevole Maria Teresa Bellucci della Commissione Affari Sociali. Vediamo se è collegata. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Eccoci, le lascio la parola subito. Allora, grazie. Innanzitutto volevo ringraziare Giuseppe Milanese con Cooperative per l'organizzazione di questa iniziativa, il lavoro che svolgono non soltanto di vicinanza alle persone, ma anche di promozione del dialogo tra le istituzioni, tra gli esperti, tra gli operatori del settore è fondamentale.
fondamentale soprattutto perché affrontiamo una questione annosa. Cioè, prima della pandemia parlavamo da tempo della riforma del sistema sanitario nazionale a fronte dell'anniversario, perché è stato istituito nel 1979, quindi ha compiuto ormai più di 40 anni. E quindi già discutevamo su quanto fosse necessario dopo un quarantennio rivederlo, rimmaginarlo, riorganizzarlo a fronte delle nuove emergenze. Poi tra l'altro quell'anniversario si univa anche all'anniversario della legge Basaglia. Prima chi mi ha preceduto parlava della salute dal punto di vista del benessere psicologico e anche quella è stata una riforma fondamentale e possiamo dire però drammaticamente non attuata, che ha lasciato in realtà sole moltissime persone rispetto alla risposta della tutela della salute mentale in tutte le età, sia in età evolutiva che in età adulta. E allora che fosse necessario riformare il nostro sistema socio-sanitario e rivederlo dopo tanti anni, beh, era un dovere delle istituzioni. Purtroppo quando si parlava di questa necessità si parlava soltanto tra esperti del settore, perché la sanità è stata vista per troppo tempo come un costo e non come una risorsa. I tagli che erano stati evidenziati proprio gli scorsi anni dalla Fondazione Gimbe andavano un po' a valutare come in 10 anni ci fossero stati circa 37 miliardi di tagli anche legati alla non poi risposta rispetto all'inflazione. A questo ci sono state tante problematiche che avete anche sottolineato voi, come l'imbuto formativo, come la necessità, oltre all'imbuto formativo e quindi alla mancanza di operatori sociosanitari, che purtroppo oggi è caratteristica della nostra Italia, anche all'integrazione sociosanitaria, che non è assolutamente una realtà in questo momento storico. L'unico aspetto positivo della pandemia possiamo dire che è stato questo, aver tirato fuori questa annosa questione da stanze che riguardavano gli esperti del settore o purtroppo le persone che invece pagano delle conseguenze estreme rispetto ad una mancanza capillare di tutela della salute, come i pazienti cronici, come le non autosufficienze, come la disabilità. Beh, la pandemia ha tirato fuori questa questione da recinti più stretti e l'ha posta all'attenzione di tutti come un'emergenza nazionale che deve essere la priorità, perché se noi non investiamo sul capitale umano e quindi sulla protezione della salute, beh, abbiamo perso qualsiasi tipo di sfida vogliamo lanciare a livello italiano e europeo. E lì mi trovo a dire un'altra cosa rispetto alla protezione della salute, perché quando penso alla protezione della salute penso sempre ad una definizione che è stata proposta sempre tanti decenni fa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, addirittura nel 1948, quando diceva che la salute non è mera assenza di malattia, ma pieno benessere della persona dal punto di vista fisico, psicologico, organico e sociale. Noi in realtà, a così tanti decenni di distanza, stiamo parlando ancora di questo, di integrazione socio-sanitaria, di protezione della salute e poi soprattutto di alleanza. Perché quando noi affrontiamo il tema della riforma della protezione della salute in Italia, certamente dobbiamo partire dal presupposto che deve nascere tra un'alleanza e nell'alleanza, tra pubblico, privato, privato sociale, perché devono essere messe insieme tutte le migliori energie. E anche qui ce lo dice una carta che c'ha davvero tanti decenni, perché è la nostra carta costituzionale che mette al centro il valore della sussidiarietà e quindi come tutte le istituzioni a tutti i livelli devono promuovere l'organizzazione del singolo e delle associazioni di singolo per dare risposta al benessere degli italiani. Quando avete parlato del PNRR, e vengo al dunque perché certamente la questione è talmente importante che richiederebbe tanti incontri e tante ore per arrivare all'obiettivo, ma giungendo al PNRR è un'occasione? Sì, è un'occasione. Però anche qui bisogna definire. Il PNRR dà risposte rispetto agli investimenti e non alla spesa corrente. Quindi è una grande opportunità per gli investimenti, ma non dobbiamo pensare che sia la panacea di tutti i mali,
perché la spesa corrente è una questione fondamentale su come poi si vuole portare avanti e sostenere il sistema sociosanitario in Italia. E qui anche vengo al dunque, perché se noi parliamo quindi di gestione della sanità e quindi di gestione della spesa corrente, beh, nel PNRR abbiamo tutta una serie di punti interrogativi ai quali noi come Fratelli d'Italia non abbiamo ricevuto risposta da parte del governo Draghi attualmente. Posto il fatto che il PNRR proposto dal governo Draghi, come voi sapete, è arrivato 2 ore prima dell'approvazione alla Camera, quindi della discussione, quindi è stato impossibile per i gruppi parlamentari, di tutto l'arco parlamentare, dare un contributo nel merito, e quindi certamente secondo noi è manchevole di una condivisione, di un confronto democratico nel merito. Però rispetto a questo continuiamo a pensare che si possa fare molto se si aprono momenti di ascolto in sede istituzionale, se c'è un confronto tra parte del governo Draghi in particolare con la forza di opposizione, e oggi la forza di opposizione sicuramente è rappresentata da Fratelli d'Italia, che cercherà di mettersi a disposizione, come ha fatto fino adesso, in uno spirito del tutto propositivo. Quindi noi faremo delle proposte in merito. E su queste proposte certamente ci sarà la questione della governance, perché non crediamo che il PNRR oggi possa essere una visione centralista e con una governance totalmente centralista, perché ovviamente mancherebbe di supporti fondamentali, e poi anche nella sua gestione, perché lì abbiamo una serie di interrogativi ai quali si deve dare risposta, e noi abbiamo la nostra idea, la nostra proposta, che si poggia evidentemente su quello che vi dicevo prima, cioè su una alleanza che si deve creare tra pubblico, privato e privato sociale, in cui ognuno mette a disposizione le proprie risorse, le proprie competenze, le proprie migliori energie, per far sì che una cosa così importante come è la salute dal punto di vista universalistico possa essere mantenuta in Italia come valore, ma possa arrivare nella casa degli italiani effettivamente. Perché oggi quelle parole come le case della salute, l'assistenza domiciliare, diventano gli ospedali di comunità, anzi le case di comunità come si sono volute chiamare, rischiano di essere soltanto dei titoli. Dei titoli che in alcuni casi hanno dimostrato il loro fallimento già sul territorio. Ci sono delle ricerche importanti che lo dimostrano su come attualmente le case della salute non sono state in grado di dare quelle risposte di prossimità e di vicinanza e di assistenza che erano necessarie. Quindi non possiamo replicare modelli che hanno già dimostrato la loro efficacia, dobbiamo immaginarne dei nuovi. E nei nuovi l'alleanza è fondamentale da parte di tutti. Quindi noi continueremo a fare delle proposte in tal senso, le faremo sempre in maniera anche più forte e più energica. Immaginiamo che ci possa essere uno spazio di miglioramento, perché le mancanze che troviamo sono comunque ampie nella loro indefinitezza. Speriamo e ci auguriamo che il Premier Draghi possa accogliere la nostra richiesta di un confronto continuo e serrato anche su questi temi che sono diventati emergenziali. Quindi ringrazio ancora una volta Confcooperative per questo incontro, e ringrazio anche l'organizzazione che ha reso possibile effettivamente vederci e ascoltarci in un tempo anche così adeguato. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie onorevole Bellucci della Commissione Affari Sociali della Camera. Siamo allora arrivati alla conclusione di questo pomeriggio. Mi veniva da dire due cose. Sentendo quest'ultimo intervento pensavo che, credo che ormai sia consapevolezza di tutti, che noi alla nostra sanità non è che dobbiamo fare un tagliando, qui si tratta di rivedere il telaio, il motore, l'aerodinamicità, la centralina, visto, no, che siamo in tempi di digitale, poi vedere appunto che ci sia un pilota che tutto questo lo sappia governare. E poi a proposito di quello che diceva Righetti, Righetti dice una cosa sacrosanta che è riscontrabile peraltro in tutti i settori di questo nostro paese, cioè la frammentazione, che è insostenibile, in sanità lo è ancora di più, e diceva manca un'unicità della risposta, anche questo diciamo ben fotografa, no? È un'istantanea di
delle difficoltà e quindi tutto quello che bisogna mettere in campo alla luce di tutto quello che abbiamo sentito e che veniva ben spiegato con appunto sfumature e sottolineature diverse. Allora, Presidente Milanese, Giuseppe, insomma, mi pare che... Un bel pomeriggio. Sì. Un bel pomeriggio che è trascorso anche rapidamente, con rispetto dei tempi. Un bel pomeriggio in cui abbiamo incontrato una buona politica, perché tutti i convenuti, i rappresentanti delle istituzioni che si occupano di salute, poi noi li abbiamo incontrati personalmente, quindi è stato un lavoro preparatorio con cui io ho verificato che c'è una politica attenta a questi temi, per cui è una buona notizia per noi, soprattutto che lavoriamo attendendo quelle regole. Poi diceva il senatore Richetti con la sua simpatia, le 5R sono semplici, è una regia unica, regole chiare, ruoli definiti, reti professionali e rigore nella misurazione. Questo è un po' un paradigma che io inventai un giorno agli Stati Generali, dove mi sembrava una babele, c'era allora il ministro Lorenzin. Dico, vabbè, queste 5R portiamocele a casa, e quindi è diventato un po' il paradigma di questi tempi. Ma per che cosa? Per un bene comune, la salute, non mi dilungo, insomma, tutti quanti lo abbiamo scoperto, soprattutto quando rischiamo, si scoprono le cose quando rischiamo di perderle. Ma c'è anche una società buona. Cioè, io penso, io sono un tifoso di questo paese, sarò sempre, sono orgoglioso di essere italiano, perché l'Italia rappresenta una società di cui poi il metodo cooperativo mette insieme quelle persone che hanno deciso di dedicare la propria vita a qualcosa che alla fine non avesse come fine esclusivo il denaro, il dividendo, il capitale. Quindi noi siamo gente che è nata e ha costruito realtà importanti partendo dai bisogni nostri di lavorare, bisogni delle persone, perché noi partimmo guardando quelle persone con AIDS, non partimmo perché eravamo nell'università, quindi partendo dai bisogni si riesce a costruire. Un rischio. Nel 92 nasceva mio primo figlio, fatta la legge 502 del 92, che parlava delle 3A, autorizzazione, accreditamento, accordo contrattuale. Sono passati 29 anni e finalmente il comma 406 della legge di bilancio, l'onorevole Trizzino, è riuscito a dire, attenti, basta con le gare d'appalto. Ecco, che non passino altri 29 anni, perché questo paese è capace di grandi pulsioni e di grandi... E poi quando passa il pericolo ci adagiamo un po'. Ecco, noi saremo un po' un martello. Io in questa azione sono così orgoglioso, io ringrazio, sono solo l'epifenomeno di tutti i cooperatori che in questo momento sono in ascolto, sono centinaia, che in tutte le regioni d'Italia ogni giorno lavorano accanto alle persone. Ecco, io per loro e per questo sistema cooperativo continuerò ad essere un po' un martello, ecco, un martelletto presso tutti i convenuti, quindi mi dovrete sopportare, perché vi verrò a trovare a chiedere quello che chiediamo da tempo, regole chiare perché le persone ne hanno bisogno e il Covid lo ha messo drammaticamente in evidenza. Quindi io vi ringrazio. No, volevo dire, cioè, scusa, sulla scia di quello che dicevi, io perché ne sono testimone, soprattutto su questi temi, io insomma spesso mi trovo, no, a presenziare ad appuntamenti come questo, c'è un'Italia anche rappresentata dai parlamentari e dalle istituzioni, al di là delle contrapposizioni politiche, dei litigi, che lavora con passione, con determinazione, con attenzione su queste tematiche, sì. Ed è assolutamente vero, e paradossalmente forse no, proprio su queste tematiche c'è un'unanimità e una convergenza, no, proprio di azione, che non troviamo in tante altre questioni magari amplificate dai mezzi di comunicazione inevitabilmente. Grazie Giuseppe, noi abbiamo fatto soltanto un altro step, perché poi voglio dire ci ritroveremo. Io ho una consapevolezza, credo ce l'abbia anche Giuseppe Milanese, che lo diceva in parte anche all'inizio, è che sulla sanità e sulla salute pubblica si giocherà, al di là adesso dell'azione di questo governo, ma la credibilità della politica tout court, delle istituzioni tout court nei prossimi anni, perché la pandemia, poi magari dimenticheremo facilmente alcune cose, ma ce l'ha insegnato, come dire, dandoci anche delle ferite molto profonde, molto profonde. Certo. Grazie a tutti, grazie ovviamente a Consenso, grazie a tutta l'organizzazione, grazie a tutti i parlamentari e gli ospiti che sono intervenuti, grazie a Confcooperative Sanità, e ci vediamo per i prossimi appuntamenti. Grazie Presidente. Grazie, a presto. Ciao a tutti. Si sta chiudendo. Ciao.
Ciao, ciao Matteo, ciao. Grazie per le lezioni, ormai tutte così. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti Stefano, ciao Silvia, ciao Marco, ciao a tutti. Ho raccontato un po' la storia di Matelica, no? Ciao presidente. Ciao a tutti, arrivederci.